Con vi, buon pomeriggio ai nostri telespettatori, a te Piero. Buon pomeriggio Germana, eccoci qua, siamo tornati, questa è la penultima puntata dell'anno e iniziamo a piangere già adesso, no? Piangiamo domani. No, domani dai. Piangiamo domani, sì, penultima puntata dell'anno, una puntata dedicata ancora una volta alla cultura, cabaret, fotografia. Di tutto siamo di più. Siamo sempre al completo per quello che riguarda l'arte e siamo molto molto contenti. Ma domani facciamo anche il trenino, la musichina Pepe, sì, Pepe sicuramente, guarda, dai. Già stiamo preparando le scuole di samba, verranno. Oh, però domani ci saranno tre ballerine, sì, di danza orientale e poi ci sarà un cantante. Oh, io canto Robby Fantini, il famoso Robby Fantini, sì, che non è venuto l'altra volta perché aveva avuto un incidente proprio mentre stava venendo qui, questa volta. Mannaggia. Cornetto e ferro, sì, di cavallo, infatti, alla mano, verrà. Tocca ferro. Sì, 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 infatti facciamo le corna. Oh, allora, la puntata di oggi, prima di entrare nel vivo, come sapete dobbiamo salutare lo sponsor, è offerta da Divella, ecco qua, Divella Passione Mediterranea, che non fa soltanto pasta, ma fa tante altre cose molto buone, per esempio i biscotti, gli ottimini, fa le merendine, insomma, tanti bei prodotti. Di tutto. Oh, e oggi i nostri telespettatori avranno la possibilità di vincere, però devono rispondere senza aiutini. No, infatti, le ultime due puntate, esatto, per favore. Esatto, una confezione speciale di Divella che comprende una confezione di orecchiette fresche da mezzo chilo, una confezione di tagliatelle fresche all'uovo da 250 grammi, una confezione di pasta sfoglia da 270 grammi, una confezione di merenda fresca, una confezione di tortellini al crudo da 250 grammi, che sono quelli che state vedendo adesso in fotografia. Eccoli qua, bella, quanto sono confezione. Belli. Ah, la merenda fresca, ho capito qual è. Sì, ah, sì, buona, sì. Quella che siete in frigorifero, bella buona. Sì, buona. Con la buona anche latte. Per i bimbi. Sì, soprattutto per loro. Esatto. Piero, esatto. Per loro. Esatto. Io sono un bambinone, un bambinone. Vi è piaciuta la sfida ai fornelli di ieri? Sono stato bravo, sono stato bravo. Sì, Piero, infatti meritavi, perso, meritavi sì. Di più, guarda. Sì, assolutamente, ho perso. Ho sbagliato perché non ho spremuto bene la pagnottella e quindi è venuto un pochino annacquato. E quello è stato il mio piatto, ma solo per quello. E poi comunque mia moglie aveva i giudici a favore, sì, assolutamente. Perché l'avevano detto già all'inizio, ho perso, ma è come perdere una gara contro la Juve, quindi è come se avessi vinto. Cioè, vorresti dire che era truccata? No, che ruba. E quindi anche mia moglie ha rubato. Non ha rubato. Juventino? Juventina? Sì. Quindi anche tu fai parte della banda Bassotti. Mi fa piacere. Juventina? Barbara, Juventina? Io non tifo. Oh, non tifa, questa è una grande cosa. Ottimo. Però, oggi, i primi due ospiti, i primi due telespettatori che risponderanno correttamente alla nostra alle nostre domande, oltre al premio offerto da Divella, avranno anche un altro premio, ve lo diremo tra pochissimo, eccoli, se lo diciamo adesso poi spengono e poi riaccendono le tre e mezzo, invece no, assolutamente. Devono seguire dall'inizio, assolutamente. Chi abbiamo oggi? Oggi abbiamo Barbara Falcone dell'associazione Attivamente, che oggi ci presenta una tappa della rassegna I Love Cabaret. Una tappa, l'ultima tappa dei quattro appuntamenti che abbiamo avuto da marzo con cadenza mensile. Certo, e li abbiamo presentati tutti e tutti quattro qua, qui, quindi li conosciamo bene. Quindi non potevamo. Grazie, voi siete sempre molto presenti. E abbiamo insomma portato fortuna, e questa è una grande. Sì, siete sempre molto presenti. Comunque, bentornata. E un altro gradito ritorno, certo, però certo, in veste diversa. Abbiamo Paolo Maulucci dell'Associazione di Promozione Sociale Iapuges, detto bene? Sì, la pronuncia. Come? Iapuges. Benissimo.
Poi ci faremo dire sì, anche perché esatto, chiama Iapughe. Esatto. E abbiamo poi la presidente dell'associazione Iapughe, oh, ovvero Antonella Belviso. Bentornati, ben tutti e due, bentornati. L'altra volta erano venuti per il libro Stella Bianca. Ecco, Stella Bianca, adesso per un'altra. Non si fermano mai neanche loro. No, assolutamente. Chi si ferma mai è perduto. Chi si ferma è perduto. Oh. Esatto, esatto. E siamo contenti, e siamo contenti. Allora, come vi ha preannunciato Barbara, oggi mancano, e li salutiamo, Nico Mucelli e Carlo Salvatore, perché sono sempre qui, anzi, dicono sempre, dobbiamo venire, ci dobbiamo mettere al primo e al secondo posto, perché sennò porta sfortuna. Questa volta c'è lei a portare fortuna, quindi, insomma, siamo molto contenti. Al primo posto. No, assolutamente. Ma poi, hai capito, anche, insomma, una presenza femminile, ogni tanto fa... Ti preferiamo a quei due, ti preferiamo. Sì, devo dire di sì. Ecco, ciao Nicola, ecco. Ciao Carlo. Sì, sì, siete nei nostri cuori. Esatto, esatto, esatto. Allora, abbiamo detto che questa rassegna di Cabaret, I Love Cabaret, che si tiene al Cineteatro Cicolella, è arrivata alla quarta tappa. E questa è una bellissima cosa. Prima di partire, prima di sentire Barbara, vediamo il video per conoscere il nuovo ospite. Sul cellulare ho finito i mega, non posso più neanche guardare un video per farmi una risata. Siamo tutti quanti ben in su, siamo tutti quanti ben in su, siamo tutti quanti ben in su, siamo tutti quanti ben in su. Bellissimo lo slogan, chi non ride non è una persona seria. Ma è vero, è vero. Assolutamente. È vero. Bisogna mettersi in gioco, bisogna ridere e prendere la vita con leggerezza, insomma, è inutile farsi troppi problemi. Assolutamente. Anche perché quelli non mancano mai, quindi quando si può. Assolutamente, bisogna ridere sempre. 4 giugno. 4 giugno, ingresso ore 21:15. Sipario ore 22 al Cineteatro Cicolella. Oh. Ora stiamo collaborando con Daruma, con il Teatro e Sorriso, quindi Nicola, eccetera, e tutto lo staff, che sono ragazzi veramente che si danno da fare. In gamba, in gamba, sì, in sì, gamba. Sì, 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 sì. Presentiamo questo personaggio che, insomma, ha bisogno di poche presentazioni. In sì, devo dire che questo personaggio è un personaggio completo a 360 gradi, perché oltre ad essere un bravo cabarettista è anche un bravo musicista, ha una bella voce, perché, insomma, l'abbiamo visto, fa l'imitazione di Michael Bublé, che non è da poco. Certo, Michael Bublé. Hai fatto bene a non dire, fa l'imitazione di Gigi D'Alessio, che non è da poco. No, però voglio dire, Michael Bublé anche nel panorama internazionale, beh, musicale, certo, è conosciuto. Beh, sì. E poi lui ha vinto anche dei premi, è arrivato primo al premio Totò, al premio Alighiero Noschese, perché in effetti ricorda come modalità. È vero, po', è vero. Perché si trucca, studia gli atteggiamenti, e poi ancora è stato scelto da Alessandro Siani per la sua nuova tournée. Quindi, insomma, è un artista tondo, di livello, diciamo, sì, made in sud. Poi è stato anche all'ultimo Festival di Sanremo. È stato anche all'ultimo Festival di Sanremo, quindi diciamo che è un bravo artista. Certo. Io consiglio di venirlo a vedere, perché è uno spettacolo completo, soprattutto per quello. Poi, insomma, si stanno facendo tante cosine a Foggia, devo dire, a livello culturale. È vero. Foggia sì. si sta muovendo. Quest'anno, diciamo, non che ci possiamo lamentare. Quest'anno sì, non ci si può lamentare, c'è molta concorrenza. Meglio. Fa piacere. Ed è una sana concorrenza, va benissimo. Infatti. Vuol dire, si fanno tante cose. Prima non si faceva proprio niente, sì. Quindi adesso avere questa concorrenza è una cosa. Uno salutare. Vuole ridere una sera, viene a vedere il Made in Sud, viene a vedere la serata di Cabaret, vuole sentire la musica, c'è la serata di musica, eccetera. Cioè, bello, e poi sì. Ci saranno le altre edizioni, ovviamente. Abbiamo iniziato il 28 marzo, poi con i Ditelo Voi, che sono certo. Stati molto bravi, poi Pucci, che
anche lui notevole. Si è rivelato ancora più bravo, mi dicevano gli spettatori, sì, di quello che tutti pensavano. Ecco, perché in realtà, visto così, sembra un pochino burbero, in realtà non è per niente così. Invece è molto garbato e anche, devo dire, con il pubblico, ha fatto partecipare anche il pubblico, l'ha coinvolto e credo che anche, insomma, lui sia uno di, su quel genere. Beh, parliamo comunque di gente che fa parte di Zelig, Made in Sud, insomma, parliamo di grandi professionisti, di grandi, non è una cosa improvvisata. E poi la kermesse che abbiamo fatto ultimamente, il 16 maggio, anche è stata molto, molto carina perché c'erano vari personaggi, quindi ognuno aveva il suo preferito da venire a vedere. È vero, è vero. Anche lì grande successo, il pubblico ha riempito praticamente tutto il teatro. Ci sono state delle belle adesioni. A proposito del premio, sì, che parlavamo prima, proprio per incentivare la gente a venire a teatro, volevamo offrire, regalare due biglietti in galleria per le prime due telefonate. Benissimo. Ovviamente risposte esatte. Assolutamente. Certo, quindi certo. Due, visto biglietti, che sono molto difficili le vostre domande. Ci vuole una laurea come minimo ad Harvard, lo so. Dove si ritirano i biglietti? Direttamente al botteghino? Allora, i biglietti adesso stiamo facendo la prevendita presso l'agenzia di viaggi BV Viaggi, che è in corso Garibaldi 38. E trovate o me o Maddalena o Patrizia, che siamo le tre di attivamente, lì alla biglietteria. La mattina dalle 10.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 18 fino alle 20. Poi ovviamente il giorno dello spettacolo saremo direttamente a teatro della mattina. Ovviamente, benissimo. Sì, benissimo, potete benissimo tranquillamente venire, ritirare e telefonare anche al 320 67 91 895. Benissimo, eccolo qua, lo numero... stiamo anche vedendo, sì, bravissimo. Quindi Carmine, ci sono ancora biglietti, si può ancora... Sì. Si può telefonare, prenotare, venire poi a ritirarli entro le 24 ore. Per certo, sia... e io dico anche di affrettarvi, perché siccome il personaggio, sì, è un personaggio abbastanza Siamo votato, molte... rischiate di non trovare posto. Sì, certo, stiamo avendo... perché poi c'è la telefonata che ti arriva il giorno prima dello spettacolo, ma c'è il posto in prima fila? Beh, insomma, in prima fila un po' difficile. Succedono queste cose, allora non sono leggende metropolitane, diciamo. Sì. No, a quanto pare sì. È giusto, è giusto. Lasciamo per un momento Barbara. Il cabaret. Come si chiamava? Iapuges. Come lo dice bene Iapuges? Iapuges. Che cosa significa innanzitutto? No, ma tu. Vabbè, volevo lasciare spazio alla presidenza. Sì. Però. Perché l'idea del nome è sua, quindi lascia allora lui. Mi spiace, allora Paolo ti tocca. Vabbè, deformazione professionale, perché alla fine è attinente anche con il mio campo. Iapuges da praticamente Iapigi, la popolazione degli Iapigi, quindi la Puglia, quindi insomma tutto ciò che riguarda appunto la Puglia, in particolare ovviamente le nostre zone, la nostra zona, no? È vero, è vero. Da lì prende spunto il nome. È bello, ma poi è anche originale come nome, perché tutti quanti chiamano sempre, o si chiama Padre Pio, ma quello è un oppure c'è sempre Daunia in mezzo, è così, sì. Però in effetti... Beh, noi quando ci presentiamo, salve, sono la presidente dell'associazione Iapuges, però quando lo leggono, Iapuges, no? O Iapuges, no, però rimane poi impresso in mente, sì, quindi poi rimane... Ci guardano tutti con un'aria... di questi cosa fanno, sì, ma che vogliono, certo, perché molti non sanno neanche dell'esistenza degli Iapigi, cioè vai giù nel, sì, Brindisino, i messapi li conoscono tutti, nel Brindisino e l'Eccese, da noi sì, cioè, conoscono i Dauni, sì, i Dauni e passa è finisce, vero, lì la storia, no? Vabbè, molti li confondono con i Daini addirittura, ah, mi è capitato, certo, non posso assicurare, però vabbè, famosi Daini, i Daini quelli della foresta popolata, sì, esatto, vabbè, ancora ci sono discendenti appunto, assolutamente. E voi di cosa vi occupate? Allora, la nostra associazione nasce con l'intento e la voglia di promuovere quello che è il nostro territorio. E quindi proprio per questo, in quest'ambito, noi tutti quelli che sono gli eventi culturali possibili, fattibili, noi li organizziamo proprio per valorizzare quello che è il nostro territorio. E in questo ambito, il 19, il 20 e il 21 giugno a Cerignola, presso Villa Pallotta, e ringraziamo la signora Rossella Pece che ci ospiterà, abbiamo organizzato il primo concorso fotografico a livello nazionale. Quindi sarà una bella vetrina.
aperto solo a fotografi professionisti? No, è aperto a tutti, a tutti gli appassionati di fotografia, dagli adulti agli under 18. Sì. Abbiamo tre sezioni fotografiche, la prima fotografia a colori, la seconda in bianco e nero e la terza, come dicevo prima, per gli under 18. Bello, ma c'è un tema, cioè, non so, paesaggi, Daunia in genere? Il paesaggio rurale nell'Italia moderna. Ma quello fa vedere che non lo so. Il paesaggio rurale nell'Italia moderna. Sì. Ecco. Non lo sapevo. Bello, in teoria no, ce l'ho con Piero, non ti preoccupare. In teoria potremmo partecipare anche noi se sapessimo fare le fotografie. Per gli under 18, la noi come under 18, ovviamente. Certo, sì, Piero, avevi dubbi. Effettivamente c'è un under 18 che... ecco. Però c'è un fanciullino dentro di noi, come diceva Pascoli, lei c'è veramente un fanciullino. Infatti, piccolo piccolo. Per gli under 18 c'è una... il tema è diverso, è dedicato all'olivicoltura, all'olivocultura. Ah. E quindi sì, abbiamo dato un tema un po' più... Specifico, sì. Beh, poi è anche un tema molto attuale, visto quello che sta accadendo in Puglia con la xylella, con la muscolaria. È un po' più, volendo, è anche un po' più nostrano, come perché i paesaggi in generale in Italia, voglio dire, ne abbiamo di bellissimi da tutte le parti. Certo. Però effettivamente poi quando si inizia a parlare di ulivi, la Puglia la fa da padrone. Assolutamente, assolutamente. La giuria invece? La giuria sarà composta da un fotografo professionista, una fotografa amatoriale e una pittrice, un artista. Nomi? Che... non si sanno ancora? Sì, si sanno. No, per corromperli. Allora, il fotografo professionista è Luigi Belviso, che è un fotografo di Cerignola. Sì. La fotografa amatoriale si chiama Marianna Galano. E la pittrice, che sarà anche lei, farà parte della giuria, è la dottoressa Assunta Fino. Ah, bene, ci sappiamo chi di andare a corrompere. Inoltre, le melelle, io i limoni e il gargano. Sì, inoltre, noi abbiamo pensato di fare un po' come succede a Sanremo, no? Cioè la giuria tecnica e la giuria popolare. Ah, quindi bello. Tutti quelli che verranno a visionare la mostra avranno la possibilità di votare la propria foto preferita. Ah, quindi ci sarà il voto congiunto fra le due giurie. Come accade per esempio al Carpino Folk Festival, dove c'è la giuria tecnica e la giuria popolare. Sì, bello, è una bellissima iniziativa, idea. Sì. Perché Cerignola? No, in realtà non è stata così. Abbiamo deciso così a tavolino fra le varie opzioni. Diciamo che la sede ufficiale dell'associazione è effettivamente Cerignola, pur muovendoci su un po' anche su altre altre realtà, Ascoli, Foggia in particolare, però sì, effettivamente la sede principale, essendo a Cerignola, abbiamo pensato comunque di dare Ma è anche giusto, anche se soprattutto se si parla di agricoltura, perché Cerignola è una delle capitali della nostra dell'agricoltura, quindi è bravi, ha azzeccato tutto. Hai visto? Giovani e veramente in gamba. Vedo il logo del comune di Cerignola, giusto? Sì, quindi sì, abbiamo l'amministrazione e le istituzioni come... Allora, noi abbiamo per questo concorso fotografico il patrocinio del comune di Cerignola e il patrocinio del Club UNESCO di Cerignola. Questo è una grande... Patrocinio. Mi fa quasi male il braccio, solo avere un infarto, perché solitamente qua danno patrocinio gratuito. Cioè, invece, patrocinio, siamo contenti. No, fantastico. Vuol dire che ci tengo, no? Quindi lodi al Club UNESCO e al comune. Club UNESCO di Cerignola? Sì. Oh, sì. E al comune di Cerignola. Oh, finalmente, dovrebbero imparare anche in altri paesi, in altre città, perché qua danno solo, e forse Barbara mi può contare, quando dico il patrocinio morale, cioè ti regalo il logo e tu mi fai pubblicità, ma tu mi dai qualche soldo? No. È un classico, no? Beh, è un dare e dare, non è un dare. Assolutamente. No, infatti, basta. È vero. Però rassicurano parecchio quei loghetti. Sì, questo è anche vero. In tanti casi la gente, se non vede il patrocinio di almeno un'istituzione, non ci crede. Sì. Non lo prende sul serio. Non lo prende sul serio. Beh, è un discorso valido, però sì, alla fine. Per carità. Per esempio, io vedo loro che hanno fatto quella rassegna jazz, hanno fatto tante cose.
si può dire, proprio lavorato, sì, con questi patrocini simpatici che potevano aiutarle un pochino, no? Potevano, o no, faccio io, tu non me lo hai detto, ma sono io che faccio polemica, perché sono sempre in vena polemica. Ti do poi la mazzetta, certo. Va bene, d'accordo. Mi dai un biglietto. Diciamo che spopola ancora il mito del con la cultura non si mangia. Sì, sì, è vero, assolutamente. C'è quel piccolo problema diffuso nelle nostre zone soprattutto, e quindi quando si parla di certe cose non si coglie effettivamente non tanto il valore della manifestazione in sé, perché quello poi è anche una questione tante volte soggettiva, ma tutto quello che può esserci anche intorno, il valore in più che può dare al territorio e anche dal punto di vista tante volte sociale, economico. Purtroppo molte volte non se ne rendono conto, anzi, no, quasi infatti. Sempre se ne rendono conto. Pensate che io ho prodotto un cortometraggio su Lucio Dalla, il Gargano, ormai lo sappiamo tutti quanti, e sono andato a chiedere una mano a un noto ente, non volevo soldi, mi date la possibilità di fare i DVD, cioè proprio veramente... ho ottenuto solo ore di anticamera, poi ho vinto 5 premi nazionali e mi hanno detto e perché non ci hai nominato? È bellissima questa cosa, sì, no? Vabbè, lasciamo perdere. Dopo sono sempre tutti molto disponibili. Sì, dopo, e sì, il no, prima salire che... come si dice sul carro dei vincitori. Sì, bisognava fare un po' di polemica, perché è bellissimo aspettare. Siamo anche in campagna elettorale. No, vabbè, quello lasciamo perdere. No, ma non si sono... Noto che non si stanno facendo sentire molto, è solo una mia impressione. No, a me stanno mandando 8000 sms. Ah, e poi sì? Vi spiego una cosa. Io risiedo a Carapelle. Allora, se voi di Cerignola mi mandate il messaggio per votare il vostro candidato sindaco, non lo posso votare, quindi non mi rompete. Era una cosa tra me e un amico. Te lui. E un amico, un amichetto, un simpatico amico. Amico. Oh, sì, ma poi no, arrivo anche su Facebook... Poi c'è un altro che mi mette ogni giorno sulla bacheca di Facebook il discorso del giorno dei candidati. Poi è bellissimo perché che fai nella vita? Il carpentiere, però quando ti candidi sai di tutto, sai parlare di tutto, anche di arte, senza nulla togliere al carpentiere, però ognuno deve fare il suo mestiere. Sanno tutto sul Gargano. Sanno tutto sulla xylella ormai, la xylella, andavamo a scuola insieme. Siamo sì. Tutti informati. Sanno tutto di tutti, sanno. Io fino ad ora non ho visto ancora nulla. Ho visto soprattutto sul mio Gargano, dopo l'alluvione, una passerella di pagliacci che non abbiamo mai visto in vita nostra. Però il Gargano, e la stagione è iniziata, è ancora lì. Le spiagge sono ancora semidistrutte dall'alluvione di settembre. Sì, che poi... Ho sentito qualcuno che diceva o il Gargano o i Monti Downi. Ci fa fino molto ad ora piacere. Né il Gargano né i Monti Downi. Sembra che è una di quelle zone che è stata ufficialmente dimenticata. Assolutamente. Però vanno, e poi è bello che vanno tutti quanti l'applauso, bravo, sei venuto, vabbè, non c'entra uno o un partito o l'altro, veramente sono da accartocciare e buttare l'immondizia a tutti quanti, vabbè. Fanno parte dello stesso club. Sì, per denuncia vi do il mio indirizzo, ecco, vabbè, se volete controbattere 0881 33 0035, ma secondo me... Non controbatterete. Non comunque, no. Vabbè, basta, abbiamo parlato, però, abbiamo fatto troppa polemica. No, parlando sempre di cose belle, però notavo che c'è una sorta di controtendenza a Cerignola, perché vedevo nel manifesto anche dei loghi di attività commerciali che hanno creduto nel progetto e quindi... Anzi, hanno devo investito, ringraziare immagino. Tutti, tra l'altro. Nominiamoli, facciamogli un po' di pubblicità. Allora, ripeto, c'è Rossella Pece che ci ospiterà all'interno di Villa Pallotta nel suo spazio fitness e benessere, c'è la ditta Pro Shop, c'è il Bar Roma e la cioccolateria Abramo, c'è il Barbara Onda, c'è la ditta Traversi e c'è un altro che si è aggiunto ieri che non abbiamo fatto in tempo mentre nella locandina, che è l'assicurazione Allianz del dottor Jonathan, sempre di Cerignola, che ringraziamo assolutamente di vero cuore per aver creduto. Ottimo. Abbiamo fatto anche la pubblicità. Siamo a posto, vedi? Ma è stato difficile riuscire a coinvolgere sia le istituzioni che... le attività commerciali. Ma devo essere onesta, no, non così tanto. Noi abbiamo trovato subito grande disponibilità. Evidentemente c'è proprio la voglia di far crescere, io parlo di Cerignola perché giustamente è il mio paese, far crescere
culturalmente attraverso queste iniziative appunto Cerignola, quindi abbiamo trovato grandissima disponibilità e ringraziamo sia quelli che ci hanno detto di sì sia quelli che ci hanno detto di no. Ah, perché vi hanno detto anche di no. Sì, ci hanno detto anche di no, quindi ringraziamo anche loro per averci comunque dedicato del tempo. Ottimo. No, bisogna dire che visto il periodo di magra generale anche appunto per le attività commerciali in particolar modo, lo sforzo che è stato fatto, anzi, è apprezzato ancora, ancora di più. Sicuramente. Esatto, è vero, sì, sì. È vero. Ora apprezzate la nostra pausa pubblicitaria. Perché stiamo andando in pubblicità, siamo arrivati a metà della nostra trasmissione, torneremo a parlare con i nostri ospiti, però per adesso via alle telefonate, mi raccomando, veloci, perché soltanto i primi due, oltre ai premi offerti alla Divella, avranno la possibilità di vincere un biglietto per il cabaret. Pubblicità. Okay. Oh, mais de souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse. Supermercati Convi. La differenza in evidenza. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato. La cocca così, ci sono sempre delle ottime uova fresche, di galline ovaiole libere di razzolare a terra e che si alimentano con cereali di qualità, fin da pulcini. Dietro il sapore di ogni piatto c'è tutto il sapore delle naturelle, vere uova italiane. Mm.
Questo è il nostro mondo. Questo è ciò che facciamo ogni giorno per raccontarvi che dietro la bontà di ogni nostro prodotto c'è tutto il sapore della nostra terra. Nel cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che trafilato in oltre 150 stampi prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Non c'è niente, no. Eccoci qua, eccoci qua, siamo tornati. Sì, ci sarà la prima telefonata. Ottimo Carmine, c'è già la prima telefonata? Sto arrivando. Regista? No, 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 non è detto sta arrivando, solitamente ecco, sta arrivando. È in cottura anche, è in cottura, ti piace particolarmente, è vero, assolutamente vero. Io invece volevo chiedere a Barbara, va bene la rassegna di Cabaret, è bellissima, siamo felicissimi, ma con Attivamente avete fatto tantissime cose fino ad ora, no? Sì, ne abbiamo fatte tante e continueremo a farle. Ecco. Non voglio dare anticipazioni. No, ovviamente, non si fa così. Sì, ovviamente. Dai, una piccola. No, però ci saranno dei ritorni. Ah! Oh, beh. Ritorni. Siamo sì, contenti. Possiamo dire questo, perché la cosa bella in tutto quello che abbiamo fatto, che con, si può dire, la maggior parte degli artisti siamo rimasti in ottimi rapporti, proprio in amicizia, quindi capita che si fa anche proprio la telefonata, ci può essere Deborah Villa, come può essere Nunzio Di Biase, capito? Fantastici. Perché sono delle persone veramente splendide. Allora, quando hai la possibilità di conoscere delle persone a questi livelli, però di un'umiltà e di una semplicità unica, la cosa non fa altro che farti piacere. È vero. Assolutamente, sì, sì, sì. Assolutamente. I più grandi sono i più umili, è vero. È proprio vero. L'ho visto personalmente proprio allo spettacolo di Sergio Sgrilli, che comunque è un grande nome del cabaret italiano, però al termine c'è anche Germano, sì. Al termine veramente si è fermato con tutti a con fare tutto. Fotografie, Fausto poi Misolella. Faceva molta beneficenza. A chiacchierare anche. Sì, a chiacchierare proprio. Fausto Misolella, un altro grande, insomma, certo, che abbiamo portato, che certo, è il chitarrista degli Avion Travel, Carimban Band, Gege Telesforo. Qual è stata la manifestazione che ti ha dato più soddisfazione? Senti, senza nulla togliere agli altri, ovviamente. No, ma devo dire che ognuno ha dato, abbiamo preso da ognuno, è stato veramente bello. E anche questi di Made in Sud sono stati veramente carini. La gente, è bello vedere, la nostra più grande soddisfazione è quella di vedere la gente ridere, divertirsi, certo, passare una serata in allegria, uscire col sorriso sulle labbra. È vero, brutto quando capita che, perché può capitare, quando ne fai tanti, di avere anche uno spettacolo che non sia all'altezza di quello che tu pensi sempre di offrire, delle aspettative, esattamente. Allora là ci rimani male. Dove diciamo, se non avessimo avuto le spese, vi restituiremmo l'importo del biglietto. E per quello che riguarda l'affluenza, come è andata in generale? No, l'affluenza, devo dire che questa rassegna è stata abbastanza buona. Bello vedere i bambini che vengono, che hanno il loro personaggio preferito. È stato, anche perché, insomma, sono coinvolti più... C'è un momento, sì, siamo rimasti. Il momento qui. Simpatia è questo. Sì. Allora abbiamo la prima telefonata, pronto? Eccola. Salve. Buon pomeriggio, come si chiama? Nicola. Nicola, da dove si chiama? Da Foggia. Da Foggia, benvenuto. Le piace il cabaret? Abbastanza. Vuole raccontarci una barzelletta? No. E le foto? Le piace la fotografia? È un fotoamatore? Un poco. Allora anche lei può partecipare al concorso di Cerignola. Lo sa? Sì. Ecco, sì. Mi raccomando, incomincia a scattare le foto a qualunque cosa. Allora, la prima domanda. Attenzione, perché se risponde bene, oltre ai premi di Vella, anche il biglietto per il cabaret. Oh, allora, visto che parliamo di Cerignola,
A quale importante filologo italiano ha dato ai natali la città di Cerignola? Nicola Zingarelli, Luca Zingaretti o Salvo Montalbano? Montalbano, su. Il primo. Nicola Zingarelli, esatto. Bravissimo, bravissimo, ecco, noto soprattutto per il vocabolario della lingua italiana. Complimenti, ha vinto la confezione di Vella con, lo dico una volta, poi non lo dico più, mezzo chilo di orecchiette fresche, 250 grammi di tagliatelle fresche all'uovo, 270 grammi di pasta sfoglia, una confezione di merenda fresca, una confezione di tortellini al crudo a 250 grammi. In più, Barbara... ha vinto anche un biglietto in galleria per l'appuntamento del cabaret del 4 giugno al Cineteatro Cicolella. Oh, che potrà ritirare? Che potrà ritirare presso l'agenzia di viaggi VV Viaggi, che è situato, si trova in Corso Garibaldi numero 38. Oppure, se non ce la fa in quella data, però chiediamo la cortesia di venire a ritirarli in modo abbastanza celere, il giorno dello spettacolo saremo presso il Cineteatro Cicolella dalle 10 del mattino al botteghino. Contento? Grazie, abbastanza. Beh, abbastanza. Beh, ovviamente se viene in compagnia si diverte anche di più. Certamente, certamente. Non vale da solo, che brutto, poi insomma... No, hai detto solo... Va bene, grazie mille signor Nicola, grazie mille. Buona giornata. Buone vacanze soprattutto, arrivederci. Ecco. Ah, e poi giustamente Nicola sì, Zingarelli, Nicola, si chiamava lui. Cioè, no, io pensavo dicessi un'altra cosa, no. Sulle buone vacanze, perdonami. Sì, sulle buone vacanze. grazie a voi, ma in vacanza... Non andiamo! Però si dice buone vacanze, certo, per gli spettatori. Anche perché in questo periodo progetteremo una nuova stagione. Sì, ci sarà da lavorare. Assolutamente, ci sarà al posto mio tale Marcolino, vero? Che come capello penso stiamo là. Sicuramente, da neonato no, secondo me avrà già più capelli di me. Siamo contenti. Speriamo prenda i capelli della mamma. Speriamo assolutamente. Questi capelli stile Giovanni Allevi. Sì. Come si dice, Dio poche teste ha fatto perfette, le altre le ha coperte con i capelli. Ecco. Va bene, Piero? Non ho parole. Ah, fagiolino ripieno, mi dispiace per te. No, spero che ancora con questo fagiolino, che si richiama la signora di ieri. Che poi non può richiamare, perché altrimenti... Meno male. Sono studiata per te oggi, Piero. Sei fantastica, hai vinto un biglietto per il cabaret. Grazie. Io spero non ti abbia sentito mio marito, perché altrimenti mi dà la morte. È finita, perché il suo marito... Tuo marito. Io e suo marito andiamo, grazie, allo stesso cara. Barbiere, sì. Sì, è vero. Sei proprio un'amica. Come si chiama il barbiere di tuo marito? A me Trimmer. Trimmer. Io sono l'unico che si può fare la barba e i capelli contemporaneamente. Ah sì, anche mio marito. Ecco qua. Quello strumentino si chiama Trimmer. Non lo sapevo, ma non era Zoio. I capelli Giovanni Allevi, che cosa devi sapere? Strumenti del mestiere. E lui ci raggiungerà molto presto. Guarda che bel primo piano. Fatelo bene, eccolo qua. Ok, l'abbiamo fatto. Fantastico. Giochi per bambini. Giochi dei nonni. Dei nonni, giochi dei nonni in realtà. Sì, perché l'anno scorso vi siete fatti conoscere al pubblico con la manifestazione Come giocavano i nostri nonni. Addirittura, come giocavano? All'interno del Foggia Teatro Festival, quindi una bella kermesse che vi ha dato visibilità. Ma mi piacciono un sacco, perché non devi sapere, che sono devi sapere che sono anche fidanzati. Perciò, questa sintonia. Sì, abbiamo fatto queste due date a Foggia. In realtà non ci sono state solo le due date a Foggia. Abbiamo fatto la prima data il 19 di agosto ad Ascoli Satriano, il 30 e il 31 di agosto siamo state a Foggia, il 4 settembre a Cerignola. Devo dire che abbiamo avuto un bel successo, perché i bambini hanno accolto bene questa manifestazione, sono venuti in tanti, si sono divertiti. A Foggia abbiamo avuto una bimba che è ritornata per la seconda volta a farci vedere come aveva imparato a giocare alla trottola, perché si era talmente tanto appassionata. E insomma, siamo stati... soddisfatti. Sì. Che giochi? Allora, avete c'era proposto? La trottola, c'era la campana, c'erano le biglie. Un curl. Appunto, un curl. E attenzione. Sì.
Quindi avete comunque prima insegnato ai bambini, avete fatto vedere come... Ovvio, eravamo lì passo passo vicino ai bambini a far vedere loro come si giocava. Ecco qui le foto, sì. C'è la carrellata di foto, queste sono quelle foggiane, la campana. Sì, sì. La campana, te la ricordi la campana? Certo, e chi se la nella sua semplicità, come dire, ha messo in difficoltà alcuni bambini. Sì, c'è stato un bimbo che è scoppiato a piangere, non ce la faccio, non ce la farò mai, è stata quella la frase, non ce la farò mai. Tutti i giochi comunque sia che richiedevano una certa abilità. Che adesso sanno fare loro così. Adesso, esatto, fanno così e sono felici. Qui si sono trovati bene con le biglie. Forse. Sì, vabbè, hanno partecipato anche le biglie, ma quello che ha riscosso più successo è questo, la trottola, un curl. Poi vabbè, nei vari paesi c'ha diverse varianti sì. Del nome. E sì, effettivamente è quello che ha forse suscitato più interesse. Nonostante la maggior parte delle persone temessero, vista la difficoltà proprio del gioco, comunque sia un disinteresse da parte dei bambini, invece alla fine è quello che ha goduto di maggior successo. Parecchi ragazzi che sono tornati, no, voglio fare ancora, voglio fare un'altra Bellissimo. Partita. Poi, logicamente, si sono accaniti anche i vari genitori, mamma, papà, nonno, perché anche le mamme, ci sono state delle mamme che si sono messe lì e hanno trascorso un bel po' di tempo in maniera anche accanita. Ma probabilmente i bambini non lo conosco perché nessuno glieli insegna. Ma infatti tanti genitori poi alla fine si sono avvicinati ringraziando, cioè finalmente abbiamo visto nostro figlio non stare più lì a smanettare ma a giocare come si faceva una volta. È vero, ma torniamo a parlare di questo dopo la telefonata. Pronto? Salve! Buonasera, come si chiama? Cecilia. Da dove? Da Foggia. Benvenuta Cecilia. Cecilia, grazie. Che gioco faceva da bambina? Saltavo la corda. La corda? La corda è un altro. C'era una filastrocca quando si saltava la corda? Come? C'era una filastrocca che si cantava, si recitava quando si saltava la corda? No. Cioè lei saltava tipo a Rocky, muta, no? Sì, fino all'ottenimento. Fino allo svenimento. Addirittura, c'era anche l'ula hoop, mi ricordo. Sì, anche quello, sì. Ecco, mai giocato a molla? Anche. Bellissimo. A molla quella cosa? Sì. No, non con le mani, la molla No, con le gambe. Era anche uno dei giochi. Ero maschietto, Ammazza e Bustic, ha mai giocato? Come? Ammazza e Bustic. Anche quello. Qual è Ammazza e Bustic? Ammazza e Bustic è quello con la mazza. Sì, quello con il c'era la mazza e il Bustic, che non so perché si chiama. Sì, da noi non si chiamava così, ma non ricordo come si chiamava. Zumba cavallo, la spaccacula, le sette pietre, non so. Sì, noi abbiamo fatto una cernita. Certamente, perché ovviamente. Giocare alcuni erano un po' irruenti. Sì, diciamo. Allora facciamo prima la domanda e poi torniamo a parlare. Anche lei, oltre ai premi di Vella, potrà vincere, se risponde in maniera corretta, potrà vincere un biglietto per lo spettacolo di cabaret del 4. Va bene? Sì, va benissimo. Allora, difficile, di cosa è fatto? Non difficile! Con calma rispondere. Sì. Si prenda tutto il tempo di cui ha bisogno. Lei va al ristorante cinese o giapponese? Raramente, non mi piace. Però c'è andata qualche volta, no? Sì. Allora, di cosa è fatto il sushi? Di carne, di pesce o di frutta? Di pesce, sì. bravissima. Grazie. Ha vinto un curlo, perché quella con quello, ci ha giocato col curlo. Ci ha giocato col curlo? Sì. Ma riusciva a tenerlo anche sulla mano? Sì, anche. Bravissima. Per curiosità, quanti anni ha? Perché ha una voce giovanissima, però per conoscere questi giochi avrà come minimo l'età mia. No, sono grande. L'età inganna, ma sono grande. Sì, però ha una voce inganna, ragazzina. Infatti, complimenti. Sì, infatti, ma non solo la voce, ma l'età c'è. Vabbè, l'importante è essere giovani dentro. Brava, si è fatta. Esatto. Madonna mia.
Ma perché lo dicono a te questo? No. Che sei una vecchiaccia? No. Ah, vabbè. No. Ok, signora, io non sono vecchia, è oggettivo, è anagraficamente dimostrato che non sono vecchiaccia. Sì, anche trippona. Oh, allora. No, ma non è trippona la signora. Che cos'è? Glielo dica. No, no, no. Ah, non è un caciocavallo podolico intero che ha ingoiato? No, no, no. Sono le menelle che dovevo portare le melelle, a cedere, sono le melelle. Tutte mangiate. Vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Allora, ha vinto la confezione regalo di Vella. Vabbè, orecchiette, tagliatelle, pasta sfoglia, merenda fresca e tortellini. E in poi, più? In più, lo facciamo dire ormai sempre alla nostra presentatrice aggiunta. La presentatrice aggiunta ha vinto un biglietto per lo spettacolo del 4 giugno al Cineteatro Cicorella. Mi raccomando, ricordatevi, e si trova in Viale della Stazione, certo, perché sì, molte sì, persone si confondono, e lo può venire a ritirare presso l'agenzia BV Viaggi, che si trova in Corso Garibaldi numero 38. Oppure il giorno dello spettacolo, possibilmente eviti, direttamente al botteghino del Cineteatro. Venga in compagnia, anche perché credo che lo conosca come artista. No. Non lo conosco, non vede benissimo. No. Meglio. No. Sarà una bella scoperta. Infatti, allora. È una piacevole sorpresa. Davvero una bella scoperta. Sicuramente. Va bene? Questo è anche grazie. Motivo, insomma, per far venire. Conoscere infatti, a chi non... Esatto. E certo, poi, quando certo. ricominciamo dopo l'estate, ci deve promettere che deve venire a trovarci, perché dobbiamo giocare al curlo. Ma certo. È andata, è andata. L'aspettiamo. Sì, vabbè. Va bene. Grazie mille per la sua simpatia. Grazie a voi. Mille. Buona giornata. Buona giornata. Oh, allora, tu giocavi a qualche gioco particolare? Io giocavo a pallamuro. A pallamuro, è vero. C'era sì. pallamuro, insomma, che era sì. bello. E poi sono, devo dire, chi mi conosce a Foggia, ho giocato a pallavolo per moltissimi anni. Ah, ecco, ecco. Giocavo vabbè. A... livelli abbastanza... In che squadra? Nell'Avisaido. Ah, beh, insomma. Giocavo in Serie B, quindi insomma. Caspiterino. Ero un martello... Bella, ruolo centrale. Centrale. Caro. È un ruolo tosto, eh. Un ruolo tosto. E che ti credi, Piero? Qua, che, come si dice a Foggia, non stiamo a pittalogne i paparelli. Esatto, ci esatto. Diamo da fare, ci diamo da fare anche noi. E devo dire che in effetti, ora ritornando a quello che dicevano loro, il fatto di voler portare i ragazzi a queste cose sono delle bellissime iniziative, perché per esempio non c'è più vita da cortile. Non esiste più, è vero, è vero. La vita da cortile, ci sono le assemblee di condominio, e i ragazzi non possono scendere da quest'ora a quest'ora, non possono giocare. Io mi ricordo, noi invece vivevamo giù a un po' mancano le occasioni, un po' mancano i luoghi, e alla fine sì, effettivamente sono le cose che... Ci sono i ragazzini che se vogliono giocare un po' nel cortile, esce sempre la signora, no, fa rumore, si fa la palla, no, avranno bucato 50 sì, palloni, quello, però sì. Forse eravamo più... di carattere sì. noi. Sì, adesso se ti bucano il pallone subito chiamano le mamme, le mamme hanno il telefono azzurro, i carabinieri, non si capisce più. Non si capisce più, sì, subito. Ma io facevo considerazione, recentemente, negli ultimi anni, durante l'estate di solito si vedevano un sacco di bambini che in giro giocavano, ma... Anche adesso io parlo della. Ci sono i giochi estivi. Sì, sì, adesso lì. Sì, mandano forse i questi... Secondo me ci si diverte di meno, perché prima era veramente un altro. Diciamo che anche la vita è diversa, perché le donne adesso lavorano impegnate, e questi giochi estivi non sono altro che dei parcheggi. Sì, è vero. Prima, in mezzo alle strade, c'erano i vicini che ti tenevano d'occhio i bambini, c'erano delle. Sì, babysitter, sì. Diciamo, adesso improvvisate, adesso però non ci sono neanche rapporti tra vicini di pianerottolo. Sì, se si è perso proprio. Però devo dirti una cosa, io nel mio condominio sto coinvolgendo i condomini e andremo a fare un po' di giochi. Ah, pensavo di andare a far giocare a Cuccitillo. No, e anche delle festicciole condominiali. Bello, ho detto, facciamo bella... delle grigliate, perché dove abito io siamo 70 condomini. Beh. C'è quello antipatico, quello simpatico. Quello antipatico se non vuol venire non viene, quello simpatico se vuole... Perché è anche un modo per conoscersi. Certo, siete 70, mi immagino che non ci conosciate dei veglioni vengono. Sì, ma è carina come idea. Anzi, consiglio a tutti gli amministratori di condominio di proporre questa cosa per... ravvivare il menage condominiale. È una bella idea. Sono belle cose, è vero. C'è una telefonata o sbaglio? Sì. Pronto? Buonasera. Con chi parliamo? Con Simona.
Simona, da dove chiama? Da Troia. Oh, qual è il gioco che facevano i bambini a Troia? I bimbi della sua età? A nascondino. A nascondino. Poi qualcosa di tipico troiano? Con la molla. Alla molla anche. Ho capito, pallamolla, perdonatemi. Alla molla. Poi la campana. A gioca a palla. Cioè, palla avvelenata forse, palla avvelenata. Palla avvelenata. Un, due, tre stella era un altro gioco fantastico. Sì, che quando odiavi qualcuno dicevi sempre che si era mosso anche se non si era mosso. C'erano anche le belle statuine, questo sì, gioco. Sì, le belle statuine, sì, è vero. Mosca c'è, però c'è una cosa che non capisco, perché dicono i ragazzi quando giocano a nascondino trimbone? Ah no, a Foggia si dice trombone. Infatti, no? perché noi diciamo trombone? Sì. Ma a Foggia si dice anche racchettapalle invece di raccattapalle. Cioè, vabbè, trimbone. Trimbone, sì, è vero, trimbone. Non abbiamo mai capito. Racchettapalle è una variante. Sì, è una variante grezza del trombone. Ma diciamo che già all'epoca mia comunque parecchi termini si erano già andati perdendo. Però. Beh, allora, quando si giocava a pallone, poi veniamo alla domanda, c'è il gioco di passarsi la palla per non farla prendere al concorrente che è in mezzo, che si chiama Torello in tutta Italia. A Foggia si chiamava Agibalgino. Perché siccome dovevi andare da una parte all'altra ti veniva il mal di testa e avevi bisogno della cibalgina, era una cosa bellissima. Abbiamo solo noi l'etimologia delle parole. No, noi dei Monti Downi, signora, no, eravamo più fini, vero? È vero. Allora, signora, La domanda di oggi è: ma dove di geografia? Geografia. Però è facile. Allora, qual è il monte più alto d'Italia? Il monte più alto d'Italia. Com'è? Piano. Monte Bianco, Monte Rosa o Monte Sant'Angelo? Aspetta, allora, Monte Bianco, Monte Rosa, Monte Sant'Angelo. Sul computer. Monte Bianco. Bravissima, sì. Monte Bianco. Avrei detto la terza, vero? Avresti detto la terza, vero? Complimenti, ha vinto la confezione speciale di Vella, che comprende orecchiette, tagliatelle, pasta sfoglia, merenda fresca e tortellini. Contenta? Sì, contentissima. Beh, mi raccomando, non vada a giocare troppe volte a campana, Va bene. Buona giornata, grazie. Arrivederci. E poi arriva il momento del pane Nutella. E c'era la mamma che chiamava, mi ricordo, c'era la mamma del mio vicino di casa che faceva sempre: Marco, la tua merenda! E noi lo prendevamo in giro, che lo sfottiamo Marco. Però il momento della merenda era sacro, si lasciava tutto, prendeva il pane e Nutella e si scendeva di nuovo giù. Che bella cosa che ci avete risvegliato. Perché quando ripartiamo non facciamo una puntata sui giochi? Sì. Anche perché stiamo, diciamo, valutando, stiamo prendendo contatti, però forse quest'estate riproponiamo anche con l'aggiunta di qualche altro gioco. Cioè, stavamo valutando la fionda. Ah, la fionda, mazza, è vero. Cioè, poi, quella è un po' cioè, di ragazzi. Però fatto in un certo modo. Questa è un'altra cosa, il coppino della cerbottana, era un classico che si chiamava coppino da noi, in realtà era il cono, no? Però era pericolosissimo, tra l'altro. Infatti. Invece, sì, poi si sparava da un palazzo. La maggior parte dei giochi erano abbastanza violenti. Pochi erano quelli effettivamente tranquilli. Sì. Infatti, mentre si organizzava, si valutava anche giochi come Mosca Cieca. Ti cade il bambino. Poi, perché sì, adesso sono tutti molto più attenti a queste problematiche, e quindi devi tener conto, purtroppo. No, non è purtroppo che sono attenti, che li mandano proprio per finché si facciano male. È proprio lo scopo, è quell'obiettivo, è quello, capito? Ma magari sperano che si forgino, non lo so. Sì, con questa crisi si mandano avanti i figli, ci vai lì, fatti male, insomma. E dietro l'avvocato. Ci faceva male. Non si diceva, no? Quando si sbucciava il ginocchio. Avevi anche il resto. Sì, si diceva anche il resto. Non dicevo niente, perché mi avevano detto: non ti sporcare i pantaloni. Perché scendi con i pantaloni della prima comunione? No, non succede niente. Te li sporcavi immancabilmente. Sì, perché poi lì c'era il rischio che la mamma ti mettesse in punizione e non ti facesse più andare a giocare. Certo. Adesso scendono dura. Più che dei bambini, dei piccoli modelli per strada. È vero, assolutamente vero. Drin, altra telefonata. Pronto? Pronto? Salve! Buon pomeriggio. Buonasera. Come mi chiamo Luigia e chiamo da Troia.
Benvenuta Luigia da Troia. Luigia. Qual era il suo gioco preferito? La campana. La campana. Oh, e poi sì, c'era sì. anche un'altra campana. C'era la campana normale e poi c'era un altro tipo di campana che non mi ricordo. Sì, come ci sono varie varianti, varie sì. versioni. È vero, poi... è vero. Se lo ricordo, c'era l'altro tipo di campana, quella più articolata. C'era quella sì. proprio a forma di campana, quella che abbiamo visto invece c'era, nelle sì, foto. Quella, quella che avete diciamo, fatto voi. Quella che abbiamo fatto era tipo una specie di croce sì, a doppio braccio, poi sì, ci sono quelle più compatte, diversa, quadrate, è vero, sì, è vero. Sì, sì, ci sono varie, abbiamo avuto anche delle polemiche per la campana, perché qualcuno ha detto no, ma si doveva fare così, anziché perché ci sono i veri nostalgici che... sembra abbiano veramente dei regolamenti alla mano. Assolutamente. Regolamento del gioco della campana. Sì. Allora, domanda. Sì. Qual è la capitale? Questo è proprio difficile. Degli sì. Stati Uniti d'America. Attenzione. Washington, New York o Los Angeles? Washington, oh, DC, complimenti. Come le arance, complimenti signora, ha vinto la confezione sì, speciale di Bella, che è quella che vede adesso alle mie spalle, eccola qua, contenta? Contentissima. Benissimo, ci vuole dire una filastrocca troiana che diceva quando era piccolina? In questo momento non mi viene. Lo so, ma io dovevo dare fastidio. Vabbè, complimenti. Queste domande da 10 milioni sì, di euro. Sì, anche perché non la so nemmeno io, una filastrocca. Va bene, grazie mille signora. Buona Ringrazio, giornata. Buone vacanze. Grazie, altrettanto, grazie. Arrivederci. Sì, anche a lei Vabbè. Ha detto. Carmine, dimmi. È finita. Dai. È finita. E adesso dobbiamo qua disegnare la campana. Stavamo già per giocare, vabbè. Avevo la molla in tasca per insegnare a Comunque, Piero. Ricordatelo, a tuo figlio Cucciotil. Oppure a Gibalgina, ricordatelo. A Gibalgina è bellissimo. Gibalgina è bellissimo. È molto bellissimo. Fine, sì. molto chic. Sì, a che è a Gibalgina? Bellissimo. Mi propongo come consulente gratuito per patrocinio i giochi. Gratuito. Patrocinio gratuito. Morale esatto. Allora sì, chiudiamo la nostra missione ricordando. Il 4 giugno al Cine Teatro Cicolella, mi raccomando, venite perché insomma è un artista che vale. Certo. Francesco Cicchella. Cicchella. Potete ritirare i biglietti presso la BV Viaggi che si trova in Corso Garibaldi numero 38 oppure telefonare al numero... non me lo ricordo, 320 vabbè, ora vai. 320-679-1895. Sì. Ecco risponderanno, qua. Potete prenotare entro le 24 ore venire a ritirare i biglietti. Esatto. Poi invece il 22? 19, 21 giugno a Cerignola, Villa Pallotta, c'è il primo concorso nazionale di fotografia IAPUGES. Per qualsiasi informazione sul bando potete cliccare www.iapuges.it, www.concorsifotografici.com e www.reflexlist.com. La scadenza del bando è il 13 giugno. Oh, e il 19, 20 e 21 giugno c'è questo appuntamento, il 19, 20 e 21 luglio c'è la festa di Sant'Elia a Peschici, quindi se volete andare. Esattamente un mese dopo, quindi date da ricordare, sì. Mi raccomando. Magari vengo a scattare qualche foto. Assolutamente. Domenica di agosto. No, perché è luglio. A ancora meglio. Per l'anno dopo. C'è il Bravio delle Botti. Benissimo, bello. Ah, scusami, bello. Non ho sentito Barbara. E l'ultima domenica di agosto, a Montepulciano, provincia di Siena, c'è una manifestazione bellissima che si chiama il Brevio delle Botti. Bello. Ok. Che vuole andare. Rimaniamo in Italia. Rimaniamo in Italia. Cerchiamo insomma di allargare anche i confini. Ma certo. Ok, grazie mille ad Antonella Belviso. Grazie mille la presidentessa dell'Associazione di Promozione Sociale IAPUGES. Paolo Maurucci. Cioè, qual è il tuo ruolo? È un socio fondatore. Uno qualunque dell'associazione. Grazie Passa mille. Passa mano valanza. E grazie mille a Barbara Falcone di Attivamente. Grazie, mi raccomando, seguite queste belle manifestazioni perché queste manifestazioni vanno avanti soltanto se voi le seguite. Grazie a tutti, noi ci vediamo domani per l'ultima puntata. Già piango. Lei già piange. Ciao. Can't believe it, but the time just flies. Soon I'll be on a cruiser to heaven, hearing stories and a thousand lies about the things that I never do, experience that I don't have. It's kind of scary on the big Queen Mary. Gotta get her, gotta do it fast. Gotta grab a piece of paper. Wish I could find my pen.